Buongiorno e benvenuti. Continuano i lavori della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza. Prima di iniziare i lavori di oggi, come da prassi, informo i colleghi che ai sensi dell'articolo 33,4 del regolamento è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla Web TV e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Avverto inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico. L'ordine del giorno di oggi. Proseguono i nostri lavori sull'indagine conoscitiva sulla natura, le cause e gli sviluppi recenti del fenomeno dei discorsi d'odio, con particolare attenzione all'evoluzione della normativa europea in materia. Abbiamo oggi in audizione, e lo ringrazio per questo e per il lavoro che sta facendo, l'onorevole Matteo Mecacci, che è direttore dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, OSCE. Prima di iniziare i nostri lavori, un saluto particolare alla nostra Presidente, la senatrice Segre, che segue la nostra seduta in videocollegamento come altri colleghi. Do quindi la parola all'onorevole Mecacci per l'illustrazione della sua relazione. Prego. Grazie Presidente Verducci, Presidente Segre, onorevoli senatori. In apertura desidero davvero ringraziarvi per questo invito e l'opportunità di contribuire al lavoro della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza. Vista l'importanza che queste tematiche ricoprono sempre più per assicurare sicurezza e stabilità per il futuro delle nostre società democratiche, spero che con questa occasione saremo in grado di instaurare un dialogo proficuo e regolare. Onorevoli senatori, come ha ricordato il Presidente Verducci, dallo scorso dicembre sono direttore di questo Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE, una delle istituzioni indipendenti di questa organizzazione, che è stata fondata 30 anni fa, nel 1991. E il nostro mandato riguarda 57 paesi di tutta l'area OSCE, inclusa l'Italia, e sicuramente questa è una grande responsabilità, ma anche una grande opportunità, credo, per me personalmente, ma anche per le istituzioni italiane, di focalizzarsi sull'attuazione del mandato su cui l'ODIHR si regge. Il mandato è quello della promozione dei diritti umani, delle libertà fondamentali e di tutti i principi fondanti dello Stato di diritto. La parte più importante del nostro mandato si fonda su una serie di impegni politici. La nostra organizzazione non si fonda su trattati internazionali, ma su dei commitment politici da parte dei paesi partecipanti dell'OSCE, inclusa l'Italia, e tra questi commitment ci sono quelli di affrontare e combattere i crimini d'odio. Questi infatti sono riconosciuti come una delle manifestazioni più gravi e più serie dell'intolleranza, e allo stesso tempo rappresentano una minaccia concreta sia per la sicurezza delle persone che li subiscono, ma anche per la più generale coesione sociale. I crimini sociali sono anche riconosciuti come i precursori di possibili conflitti e violenze su più ampia scala. E sulla base di questi impegni, gli Stati partecipanti dell'OSCE hanno affidato al nostro ufficio il compito di assisterli nella lotta, appunto, contro i crimini d'odio. E questo lavoro viene svolto a vari livelli. In primo luogo, aiutare i paesi OSCE ad adottare e attuare leggi capaci di contrastare efficacemente questi crimini, offrire assistenza ai sistemi giudiziari nazionali attraverso la formazione di funzionari di polizia e di giustizia penale, nonché anche dei pubblici ministeri e dei giudici, e in particolare nel periodo 2017-2019 l'ODIHR ha anche condotto a questo proposito un progetto con l'Università del Sacro Cuore di Milano su come affrontare i crimini d'odio a livello regionale in Lombardia, sviluppando poi una guida per combatterli appunto in quella regione. Altro aspetto del nostro lavoro si fonda sull'obiettivo di aumentare la consapevolezza su questi crimini tra i governi, nella società civile e tra le organizzazioni internazionali.
Ancora, quello di registrare e documentare i crimini d'odio, raccogliendo e pubblicando dati dettagliati e anche sostenendo il lavoro delle organizzazioni non governative che si impegnano in quest'area. Ancora, quello di proteggere e assistere le vittime dei crimini d'odio. A questo proposito l'Italia partecipa all'ESTAR Expert Network, che è un progetto che fornisce strumenti pratici per migliorare la protezione e l'assistenza di quelle che sono le vittime di questi crimini d'odio. In questo anno, che è appunto anche il 30° anniversario della nostra fondazione, credo che abbiamo un'occasione importante per sottolineare che la minaccia che i crimini d'odio e le intolleranze rappresentano, questo riguarda anche le nostre società democratiche, perché queste sono le più forti cause di tensione e di violenza. Se guardiamo alle nostre società più in generale, vediamo che emergono frammentazioni ed ineguaglianze a livello sociale. E in particolare la pandemia ha non solo esacerbato queste tensioni e intolleranze, ma ha anche offerto opportunità per limitare i diritti e le garanzie, e che credo ci sia un'opportunità per un comune lavoro contro questi crimini e fenomeni di intolleranza in modo urgente e importante. E non solo questo, lo vorrei ribadire, non riguarda solo i paesi, diciamo, che sono all'inizio del loro processo democratico. Come sapete, all'interno dell'OSCE ci sono 57 paesi di varia storia e pratica democratica. La nostra istituzione è nata 30 anni fa. 30 anni fa c'è stato anche il crollo dell'Unione Sovietica, quindi c'era un'esigenza di promuovere questi valori, in particolare nell'area est dell'OSCE. Però, se guardiamo ai crimini d'odio, vediamo che queste manifestazioni avvengono anche nelle società più mature dal punto di vista democratico. Guardiamo al Nord America, guardiamo all'Unione Europea, dove spesso la crescita dei crimini d'odio è strettamente connessa anche al fenomeno migratorio e ai cambiamenti etnici che le nostre società stanno attraversando. E questo emerge in modo molto chiaro dai dati che raccoglie il nostro ufficio. In questo senso, ogni anno, infatti, noi pubblichiamo e raccogliamo informazioni provenienti dagli stati partecipanti, dalle organizzazioni non governative e dalle organizzazioni internazionali intergovernative su questi crimini, sugli incidenti che a questi sono connessi e sulle risposte politiche che vengono fornite dall'istituzione. Questi dati vengono pubblicati e analizzati nei nostri hate crime reports, che sono resi pubblici in occasione della Giornata Internazionale della Tolleranza, che è ogni anno il 16 novembre. E vi invito a consultare regolarmente il nostro sito web, che è dedicato a questo, hatecrimes.osce.org, dove potete trovare tutte le ultime analisi e informazioni fornite dai punti di contatto nazionali e dalle organizzazioni non governative. Dal nostro lavoro di monitoraggio sui crimini d'odio nella regione dell'OSCE in generale emergono alcune considerazioni. Innanzitutto, l'epidemia del Covid-19 è stato notato come un fattore motivante per crimini d'odio in numero crescente di paesi, e in particolare hanno colpito vittime di origine asiatica, non esclusivamente di origine cinese. I crimini d'odio indirizzati contro i migranti rimane una categoria sproporzionatamente prevalente tra i crimini d'odio a base razzista e xenofoba. I crimini d'odio relativi alla disabilità sono gravemente sottomonitorati e sottostimati in gran parte dei paesi dell'area OSCE. Rimango su questo a disposizione per approfondire questi fenomeni che ho ricordato e per darvi ulteriori informazioni. Però avrei piacere anche di darvi alcune informazioni e un'analisi più accurata sulla situazione del nostro paese, quale emerge appunto dai nostri dati e dal lavoro di assistenza che abbiamo fatto nel tempo con le autorità italiane. Partendo dalla cornice legislativa, la legge Mancino include il concetto di crimine d'odio come stabilito negli impegni presi dai paesi dell'OSCE e consente in questo senso il perseguimento e la punizione degli autori dei crimini d'odio su base razziale o su origine etnica e nazionale o sulla base della religione degli individui. Allo stesso tempo vediamo con favore l'attuale proposta di legge Zan, che amplierebbe la lista dei crimini d'odio, includendo sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità. Tale disegno di legge renderebbe, a nostro avviso, la legislazione italiana sui crimini d'odio più inclusiva ed incisiva. Le forze dell'ordine italiane, infatti, registrano già da tempo episodi che sono commessi sulla base di questi
tra virgolette, nuovi crimini d'odio. La nuova legge, se approvata, allineerebbe così la prassi che è già esistente da parte delle forze dell'ordine italiane con la capacità di perseguire i colpevoli. Su richiesta della Presidente Boldrini alla Camera, il nostro ufficio sta anche preparando in questi giorni un parere legale sul disegno di legge, e questo è il titolo, misure per la prevenzione ed il contrasto della diffusione di manifestazioni d'odio mediante la rete internet, per offrire un'analisi del testo in considerazione degli standard internazionali e gli impegni presi all'interno dell'OSCE su questo tema. E appena tale parere sarà ultimato, consultabile, sarò lieto di inviarnevene copia anche per una valutazione da parte dei membri di questa commissione. Passando all'analisi dei dati che abbiamo in possesso nel nostro ufficio circa la situazione italiana, che provengono sia da fonti governative sia da fonti non governative della società civile e i rapporti di organizzazioni internazionali, è chiaro che i crimini d'odio restano, come ben sapete, una sfida rilevante per il nostro Paese. I dati ODIHR per il 2020, che saranno pubblicati il prossimo 16 novembre, indicano infatti questi trend. I crimini d'odio che prendono di mira alcuni gruppi particolarmente emarginati, come i Rom e Sinti, potrebbero essere sottostimati dalle forze dell'ordine italiane. Ancora, non sono disponibili informazioni sufficienti sul crimine d'odio basati sul sesso o il genere da fonti ufficiali per poterne valutare come tali casi vengono trattati dall'autorità. E su questo credo che il dibattito che è in corso ormai da molto tempo sui femminicidi, sugli atti di violenza che in particolare colpiscono le donne, secondo me avrebbe, come dire, beneficerebbe da una maggiore, come dire, attenzione nel momento della raccolta delle informazioni anche da parte delle autorità italiane. Il crimine d'odio basato sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere soffre di un livello di sottosegnalazione da parte delle vittime, ma anche di sottoregistrazione da parte della polizia e dei carabinieri, quando questi vengono denunciati. Le segnalazioni della società civile indicano un numero elevato di crimini d'odio che sono commessi contro migranti e persone con un background di tipo migratorio. E a questo riguardo abbiamo anche ricevuto segnalazioni di crimini razzisti e xenofobi accompagnati da accuse di diffusione del Covid-19, inclusi anche fenomeni di antisemitismo che abbiamo registrato più in generale anche all'interno dell'area dell'OSCE. Non ignorando le difficoltà, però consentitemi di elogiare anche gli sforzi che sono stati intrapresi dal governo italiano, in particolare nell'ambito della formazione delle forze di polizia per quanto riguarda il contrasto ai crimini d'odio. Formazione delle forze dell'ordine rimane a fianco dei quadri normativi e politici adeguati una condizione sine qua non per una risposta solida, efficace e misurata a questi crimini. Questo sforzo tuttavia non è stato accompagnato da investimenti simili nella formazione dei funzionari giudiziari, pubblici ministeri e giudici. I dati disponibili infatti suggeriscono che la maggior parte di coloro che commettono crimini d'odio non vengono poi condannati per questi crimini. Oltre ai dati segnalati dall'autorità italiana, l'ODIHR, nell'ambito di un recente progetto attuato in Lombardia, ha commissionato uno studio accademico che ha dimostrato che solo una piccola parte dei casi d'odio e di intolleranza, inclusi quelli registrati come tali dalla polizia, ha poi ricevuto una sentenza corrispondente a questi reati. La limitata capacità quindi di portare i responsabili davanti alla giustizia mina sicuramente altre iniziative che sono messe in campo per affrontarli. Consentitemi quindi di incoraggiare le autorità italiane a investire nella formazione di pubblici ministeri e giudici su questo tema. L'attuale discussione, favorita dalle proposte di legge che ho prima menzionato, sembra offrire un momento opportuno e l'ODIHR è pronto a sostenere questo sforzo. Ricordando la cooperazione di grande successo che è iniziata nel 2013 tra il nostro ufficio e l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, l'OSCAD, nonché con il Ministero dell'Interno, abbiamo presentato alle forze dell'ordine italiane il nostro programma di formazione sui crimini d'odio per la polizia, un programma che si chiama TACOL. E oltre a questo vi è stato anche un fruttuoso rapporto che manteniamo con le organizzazioni della società civile, e che questo consente appunto di espandere potenzialmente il supporto all'Italia in generale nel contrasto ai crimini d'odio. Su questo vorrei fare alcune proposte concrete,
per la Commissione da poter valutare. Invitare l'ODIHR a condurre un audit completo delle istituzioni italiane per rispondere ai crimini d'odio. Tale richiesta renderebbe l'Italia il primo paese OSCE a svolgere un'analisi così complessiva che probabilmente sottolineerebbe alcuni dei seguenti problemi o questioni da risolvere come prioritari. Innanzitutto, formare i pubblici ministeri e giudici sui crimini d'odio, utilizzando un programma di formazione di ODIHR che si chiama PACT. A questo fine, l'ODIHR rimane disponibile ad offrire al Consiglio Superiore della Magistratura e alla Scuola Superiore per i Magistrati questo programma per fornire una formazione più completa. Ancora, lavorare per creare un portale gestito dal governo per la pubblicazione di dati e risorse sui crimini d'odio. Contrariamente agli impegni presi dall'Italia in sede OSCE, i dati nazionali sui crimini d'odio, sebbene raccolti, non vengono pubblicizzati se non attraverso il rapporto dell'ODIHR. Il nostro ufficio sarebbe lieto di sostenere lo sviluppo di tale infrastruttura utilizzando i suoi modelli e metodologie. Ancora, migliorare il coordinamento intergovernativo per contrastare e prevenire i crimini d'odio. Qui lo dire attraverso lo sviluppo di un accordo tra agenzie per rafforzare la coesione della risposta e l'approccio dell'intero governo per affrontare i crimini d'odio rimane disponibile a facilitare lo sviluppo di tale accordo. In questo senso potremmo anche utilizzare l'esperienza e la metodologia che è stata sviluppata per esempio in un programma sperimentale in Grecia. Inoltre, affrontare i crimini d'odio antimusulmani. Su questo fronte l'ODIHR è in comunicazione con l'OSCAD per organizzare il lancio nazionale in Italia del programma, e cito il nome, comprendere i crimini d'odio antimusulmani, affrontare le esigenze di sicurezza delle comunità musulmane, una guida pratica. La traduzione italiana della guida è già ultimata e l'ODIHR ha inviato all'OSCAD la bozza del concept per l'evento online che è previsto provvisoriamente per l'inizio del dicembre prossimo. Come ultimo punto, lasciatemi sottolineare anche il bisogno da parte del nostro Paese di creare una commissione indipendente nazionale sui diritti umani. Registriamo positivamente che in Italia si stia discutendo dell'istituzione di questa commissione indipendente con una proposta di legge che è adesso in Commissione Affari Istituzionali della Camera. Questo testo, in modo incoraggiante, include riferimenti espliciti ai principi di Parigi, all'indipendenza, all'autonomia della commissione e la previsione di un'ampia gamma di responsabilità. Su richiesta del Presidente Brescia, della Commissione Affari Costituzionali, il mio ufficio sta preparando un parere legale proprio su questo disegno di legge che sarà pubblicato a fine del mese prossimo. In conclusione, onorevoli senatori, rinnovo i miei complimenti a nome del nostro ufficio per l'attento lavoro portato avanti da questa Commissione e personalmente il nostro ufficio rimango a disposizione per offrire nei mesi a venire ogni ulteriore supporto e assistenza nelle forme che siano ritenute più appropriate. A questo punto mi fermerei qua e sono lieto di continuare la conversazione. Assolutamente, grazie a lei, onorevole Mecacci, per questa sua relazione molto ricca che racconta il lavoro che lei sta facendo alla guida dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, che comunemente tutti noi chiamiamo OSCE. Bene. Se ci sono dei colleghi che intendono intervenire, non vedo colleghi che hanno inoltrato questa richiesta, in attesa che questo avvenga, o comunque in ogni caso. Onorevole Mecacci, intanto interloquisco io con questa sua relazione, ringraziandola anche per i numerosi riferimenti che lei ha fatto al lavoro della nostra commissione. Tanta parte delle questioni che lei ha esaminato sono oggetto del testo approvato in Senato, approvato da questo Senato, che è alla base appunto dell'istituzione di questa commissione straordinaria e che sarà quindi alla base anche della relazione finale
che questa commissione consegnerà al Senato per consegnarla poi, questa è la nostra intenzione, in realtà a tutto il Parlamento, e soprattutto per consegnarla al Paese, all'opinione pubblica, per fare in modo che si apra finalmente anche un dibattito pubblico importante su questi temi. E mi ricollego ad una delle questioni che lei ha appena evidenziato, prendendo a riferimento uno dei filoni della sua relazione, ovvero la recrudescenza del fenomeno o in tutti i casi la drammatizzazione dei fenomeni di intolleranza e di istigazione all'odio contro alcune minoranze, le categorie cosiddette target, in particolare nel periodo pandemico. È stato un periodo, è tuttora, anche se appunto ne stiamo finalmente uscendo, particolarmente duro anche per la drammatizzazione della crisi economica e della crisi sociale. Nei suoi lavori, nei lavori dell'ufficio che lei presiede, voi legate molto il tema dei crimini d'odio al tema del pregiudizio. Uno dei lavori principali che noi stiamo facendo come commissione è proprio quello che riguarda i linguaggi di istigazione all'odio, la loro propagazione, non solo in riferimento a appunto dinamiche sociali come quella che citavamo, il periodo del Covid, la crisi sociale, la crisi economica, ma anche in riferimento alle strumentazioni tecnologiche e digitali all'interno delle quali tutti noi operiamo, l'ecosistema dei cosiddetti social network. Come lei sa, c'è in discussione a livello di Parlamento europeo un importante atto, il Digital Service Act, che intende proporre un intervento di regolazione proprio sulla rete, e demandando però ai singoli Stati membri quella che è la definizione di contenuto illecito in riferimento ai discorsi di istigazione all'odio. E allora le voglio chiedere, in base alla vostra esperienza, intanto se esiste e quanto pesa secondo lei, secondo appunto la sua esperienza, la vostra esperienza, il nesso tra hate speech, linguaggio e pregiudizio, hate crime. Tornando al binomio a cui facevo riferimento prima, voi insistete molto sul legame che c'è tra pregiudizio ed hate crime, io le chiedo alcune sue considerazioni su un legame, come ci è stato indicato da molti nelle audizioni precedenti, tra appunto pregiudizio e linguaggio d'odio e crimini d'odio. L'altro punto che utilizzo ecco, e in riferimento a questo, e in riferimento anche al lavoro che si sta facendo nel Parlamento europeo, se lei ritiene sia necessario un intervento normativo nel nostro Paese, così come è avvenuto ad esempio con risultati importanti di contrasto ai fenomeni di istigazione all'odio e quindi di contrasto ai crimini d'odio in Germania, ad esempio, quello è il caso di riferimento sicuramente più importante e anche più studiato. Abbiamo poi altri riferimenti legislativi in Francia o quello che si sta portando avanti nel Regno Unito di Gran Bretagna. E quindi qual è secondo lei la soluzione legislativa più efficace per l'ordinamento italiano? Tutti noi in questo dibattito abbiamo sempre rimarcato come questo lavoro che questa commissione ha come obiettivo evidentemente di fare, quello per la tutela della dignità inviolabile della persona umana nel contrasto ai discorsi d'odio, non solo non lede in alcun modo il diritto inviolabile alla libertà di espressione, ma lo rafforza
perché i discorsi d'odio, colpendo singole persone e anche minoranze, impediscono l'espressione della loro opinione e del loro protagonismo, e quindi limitano a tutti gli effetti quello che è uno dei diritti fondamentali e che è sancito dall'articolo 3 della nostra Costituzione. Concludo, onorevole Mecacci, facendo riferimento ad un altro argomento molto forte della sua relazione. Anch'esso si lega in maniera molto precisa ad uno dei filoni che stiamo portando avanti in questa commissione. Lei ha sottolineato come sia difficile molto spesso registrare questi fenomeni, ha parlato di sottosegnalazione, ha detto chiaramente che questi fenomeni sono molto spesso sottostimati. Questo è riferimento anche ai mutamenti che ci sono di questi fenomeni, e in riferimento a questo, a quello appunto che è stato, che viene chiamato under reporting, quindi la difficoltà per molti anche di denunciare, quale pensa possano essere appunto le misure più efficaci da questo punto di vista, e se in riferimento appunto al tema del pregiudizio come causa dei discorsi di istigazione all'odio e anche dei crimini d'odio, avete messo insieme in questi anni delle buone pratiche, delle case histories interessanti che potete segnalare a questa commissione. Bene, non so se nel frattempo non ci sono altri interventi. Allora, onorevole Mecacci, do a lei la parola. Grazie mille, grazie davvero Presidente, perché ha toccato due questioni molto importanti. La prima è diciamo, la questione diciamo, più calda che è in discussione adesso a livello internazionale quando si parla di crimini d'odio, cioè se e come appunto il linguaggio d'odio, l'hate speech, possa essere come dire, limitato, contrastato, e quale sia il modo migliore per farlo. Ora, io rappresentando qui un'istituzione internazionale devo partire da quello che facciamo noi, possiamo fare noi. Allora, a livello di OSCE, a livello internazionale, al momento non c'è una definizione concordata di hate speech. Vi è questo dibattito appunto su cosa si possa definire linguaggio d'odio, eccetera, e su come questo si rapporti alla libertà di espressione, e se appunto la limitazione di queste manifestazioni di intolleranza possa in qualche modo potenzialmente anche mettere in discussione il principio della libertà di espressione. Ci sono alcuni paesi dove appunto, per esempio negli Stati Uniti, dove la libertà di espressione è un principio fondante a livello costituzionale, che può essere proprio quasi mai limitato da parte delle autorità, però abbiamo visto anche nel corso degli ultimi anni una pressione a livello sociale che ha visto iniziative prese a livello, per esempio, di settori privati, come quelli dei social media, che hanno iniziato autonomamente a regolamentare la limitazione delle espressioni delle manifestazioni del linguaggio d'odio. Ora, quindi, premesso che non esiste al momento appunto una definizione internazionale che viene accolta, e quindi noi non abbiamo, diciamo, un mandato per lavorare specificamente sulla questione dell'hate speech, però al tempo stesso non possiamo ignorare quelli che sono i cambiamenti sociali e le cose che avvengono. Io credo che la riflessione che viene fatta adesso a livello di Unione Europea, e che è anche in corso in alcuni paesi dell'Unione Europea, sia importante e necessaria, perché se si guarda anche alla libertà di espressione,
per esempio anche ai principi costituzionali che abbiamo noi nel nostro paese, naturalmente questi facevano riferimento a quando la libertà di espressione si manifestava secondo gli strumenti che erano a disposizione, che al momento sono molto evoluti e sono molto cambiati. Per esempio, fino agli anni 70, anni 80, c'erano in Italia magari 2-3 canali televisivi, poi sono diventati 10, poi sono diventati 20. L'accesso, diciamo, alla comunicazione pubblica era molto regolamentato, era molto anche limitato. Con lo sviluppo dei social media, il modo in cui la libertà di espressione si manifesta si è ampliato ed è uscito fuori anche dalla regolamentazione che era stata immaginata a quel tempo. Quindi, se, come dire, la questione anche della limitazione del linguaggio d'odio nei decenni passati era affidata a una autoregolamentazione da parte delle istituzioni, dei giornalisti, dei media, che erano in qualche modo dei mediatori e delle istituzioni che senza avere, come dire, un mandato legislativo o repressivo, però sceglievano, no, cosa proporre nel dibattito pubblico o meno, eccetera. Adesso siamo in una situazione in cui non c'è questo tipo di mediazione. Quindi degli interventi che prendano atto che il contesto sociale è mutato, che quindi queste manifestazioni d'odio possono avere degli effetti concreti anche di violenza e creare delle vittime, credo che sia necessario. Naturalmente la resistenza di organizzazioni non governative e anche di alcuni paesi ad andare in quella direzione a livello internazionale è perché questo strumento del linguaggio d'odio può essere interpretato in alcuni paesi dove non c'è una cultura democratica, diciamo, liberale, che è a favore della libertà di espressione, per la limitazione ulteriore della libertà. Per cui una critica, diciamo, un po' feroce a un governo può essere, come dice, facilmente anche presentata come un linguaggio d'odio e quindi essere ritenuta illegale. Quindi è una questione che richiede un'attenzione molto 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 particolare, perché vi è la tentazione da parte di alcuni governi autoritari di presentare qualsiasi tipo di critica che possa essere diciamo radicale, magari, no, alle politiche che vengono portate avanti da un governo o da un particolare partito politico o da un particolare gruppo sociale o da magari da un'associazione che si occupa di garantire i diritti di alcune minoranze, e in qualche modo, come dire, ecco, imporre la tolleranza in modo autoritario rischia di avere, come dire, un effetto che può essere negativo. Quindi sicuramente quello che noi registriamo è che a livello come dire, di in particolare nel periodo della pandemia abbiamo visto un aumento di fenomeni di intolleranza online che non necessariamente La voglio interrompere, sì. Perché penso sia utile dire, tra l'altro è l'oggetto della sua relazione, dell'oggetto della nostra commissione e della nostra indagine conoscitiva, che noi infatti ci riferiamo ai discorsi di istigazione all'odio nei confronti di categorie deboli e di minoranze, certo. Non certo verso istituzioni o in questo caso governi, certo. Ma verso le minoranze, le categorie cosiddette deboli. Assolutamente. Per chiarire un punto che è che il dibattito internazionale sulla, come dire, le resistenze anche di alcuni paesi democratici o, diciamo, di gruppi di riferimento, diciamo, che si fondano gruppi politici, non solo istituzioni, ma anche partiti, organizzazioni che si occupano di tutelare la libertà di espressione, è il timore che appunto attraverso come dire, la criminalizzazione di forme di espressione
di linguaggio d'odio che magari appunto nel caso della Germania o in altri paesi sono ben delimitate e circoscritte, in altri paesi una definizione generale possa essere, come dire, portata ad altri obiettivi. E quindi lì c'è la difficoltà nel far sì che appunto il quadro di riferimento internazionale sia sufficientemente solido da poi non consentire che poi a livello nazionale ci possano essere, come dire, delle spinte, ecco, in una direzione che tenda a limitare di più la libertà di espressione. Però, ecco, per tornare a quello che noi abbiamo osservato, sicuramente, per esempio, i fenomeni di antisemitismo online nel corso della pandemia, o per esempio a seguito anche dell'ultimo conflitto che c'è stato in Medio Oriente, hanno avuto un aumento vertiginoso in quel periodo e in alcune occasioni ha corrisposto anche a episodi di violenza a livello comunitario più o meno diffusi che si sono verificati. Diciamo quindi che vi sia una correlazione tra l'aumento dell'hate speech e i crimini d'odio, magari, ecco, a livello, come dire, scientifico non siamo in grado di poterlo proporre perché non abbiamo un mandato specifico di monitorare i casi di hate speech, perché non c'è definizione alla quale possiamo fare riferimento in questo momento, però sicuramente è una direzione su cui bisogna intervenire, perché, come diceva all'inizio, il contesto sociale in cui appunto la libertà di espressione si manifesta è mutato, è molto più ampio, raggiunge molto più persone e i canali di mediazione di questa forma di espressione non sono più quelli che erano un tempo, e quindi anche il quadro legislativo sicuramente va aggiornato. Per quanto riguarda la registrazione di questi casi, quindi la sottostima che purtroppo accade ancora per quanto riguarda i crimini d'odio, come lei diceva, appunto, riguarda sia le vittime che sono riluttanti o comunque non si sentono sufficientemente sicure nell'approcciare anche le istituzioni per riportare questi casi, ma anche la capacità delle istituzioni di riconoscerli e di trattarli come tali. E su questo noi abbiamo tre programmi di formazione. Uno che riguarda proprio il lavoro con in particolare le organizzazioni non governative della società civile che tutelano le vittime, per appunto fornire informazioni e dare accesso alle persone che siano vittime di questi crimini d'odio su come essere tutelate, e fornire anche programmi di assistenza specifica, perché in particolare se si è vittima di un crimine d'odio ci sono anche delle conseguenze a livello personale che sono molto, come dire, più rilevanti rispetto a un crimine che sia commesso senza questo tipo di implicazione. Abbiamo programmi di formazione per le forze di polizia, in modo tale che possano riportare e riconoscere questi episodi e trattarli di conseguenza, e sappiamo che in particolare nei casi connessi ai fenomeni migratori vi è stato sicuramente un aumento che non è tracciato nei dati ufficiali. E l'altro, che ho sottolineato anche nella mia relazione, è che anche quando questi casi magari vengono segnalati come tali dalle forze di polizia, poi a livello di pubblici ministeri e a livello giudiziario ci sono molti pochi casi in cui la sentenza di condanna va a includere il riconoscimento del crimine d'odio. E questo è molto importante, perché se si vuole promuovere un cambiamento sociale, se si vuole appunto che la tolleranza sia vista come una necessità, occorre che le istituzioni siano in grado di intervenire e di segnalare quando ci sono questi casi di gravità, perché magari a livello di opinione pubblica, di discussione giornalistica, le cose vengono riportate come tali, ma poi se non vi sono degli atti istituzionali corrispondenti, il senso di ingiustizia, poi di frustrazione nei confronti delle istituzioni continua ad esserci. Quindi anche su questo noi speriamo anche di avere la possibilità con la Scuola del Consiglio Superiore della Magistratura di poter avviare dei programmi di aggiornamento, sostanzialmente di
di formazione sull'individuazione di questi casi specifici che appunto colpiscono delle minoranze in quanto minoranze. Questa è la cosa importante da sottolineare, che questi crimini d'odio in molti casi non sarebbero crimini se non avessero appunto oggetto queste minoranze, cioè le persone vengono, diciamo, colpite da atti violenti in quanto rappresentanti di queste minoranze. E questo è qualcosa che un paese democratico non può tollerare, comunque non può, come dire, accettare in modo passivo. Grazie molte. Voglio ringraziare nuovamente l'onorevole Matteo Mecacci, direttore dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, l'OSCE. Voglio ringraziare l'onorevole Mecacci per la sua relazione, per la sua replica che integra a tutti gli effetti la sua relazione. Entrambi formano un documento indubbiamente importante per il proseguo dei nostri lavori. L'auspicio della nostra commissione è di continuare questo lavoro che oggi si avvia con questa audizione, ma continuare con l'ODIHR continuativamente un lavoro comune su questi temi. Grazie ancora, grazie ai colleghi che hanno partecipato in collegamento. Aggiorniamo qui i lavori della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza. Grazie.